Ciao a tutti, oggi in aula abbiamo perso per l'ennesima volta del tempo, abbiamo perso 2 ore a parlare di vecchie ideologie, quando ci sarebbero problemi molto più gravi, molto più urgenti da affrontare, provvedimenti ad esempio sulla sanità che andavano discussi, questioni appunto molto più urgenti, mentre invece abbiamo perso 2 ore sulle ennesime risoluzioni del Partito Democratico e le discussioni poi della destra, di Fratelli d'Italia e della Lega su vecchie ideologie antifasciste e anticomuniste. A tal proposito faccio un post su Facebook dove dico che in aula oggi si sente puzza di naftalina proprio per rimarcare il fatto che queste ideologie ormai sono lontane dai reali problemi di intolleranza che purtroppo viviamo anche nella nostra regione, che noi con una nostra risoluzione, firma anche del mio collega Bertani, abbiamo cercato di affrontare in maniera pacata, seria e oggettiva, mentre invece il dibattito è andato su altro. Bene, la consigliera Rossi critica questo mio post, accusandomi di non voler parlare di democrazia, che secondo lei, secondo il mio post, la democrazia puzza di naftalina, e non è così. Io prendo la parola per spiegare il significato di quello che avevo scritto e succede una cosa ancora più grave. Il presidente Ranieri della Lega, che in quel momento coordinava e gestiva l'aula, mi interrompe appena prendo parola, pretendendo delle scuse senza nemmeno che io dessi spiegazione di quanto avevo scritto, intimandomi e minacciandomi di prendere provvedimenti, non si sa quali, perché io sui social specialmente posso scrivere ovviamente la mia opinione, e intimandomi di cancellare il post e appunto minacciandomi di prendere questi provvedimenti, e da quello che mi risulta non poteva prendere nessun tipo di provvedimento nei miei confronti. L'unico provvedimento che è stato preso oggi in aula è stata una censura della libertà di opinione, della libertà di parola, e non mi è stato nemmeno consentito di spiegare il significato delle mie parole. Questa si chiama censura, proprio durante una discussione in cui si parlava di antifascismo, di comunque essere contro ogni ideologia estremista e contro ogni azione lesiva della libertà. Questo è quello che succede in aula. Oltretutto, così Ranieri ha difeso sostanzialmente il Partito Democratico, ma questi saranno problemi loro. Quello che è grave è che oggi in aula abbiamo vissuto un pessimo esempio di democrazia. Questo sì, togliere la parola, censurare l'opinione di un consigliere regionale non è assolutamente democrazia.